me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichita, che bella non vanno male. Mamma come mi pizzica. Serie B, buonasera a tutti, eccoci qua. Abbiamo letteralmente sbriciolato anche le resistenze dell'Avellino e ammesso che si possa parlare di resistenze, dopo che tra le altre cose appena dopo 18 secondi una sorta di record mondiale o comunque record senz'altro per la Ternana è andato il primo gol, ovvero quello realizzato da, oh, lo sai che non me lo ricordo neanche, Cesar Falletti. Saluto Luciano e saluto Andrea, ma intanto ti faccio un messaggio, una comunicazione di servizio ti faccio, Luciano. Abbiamo comunicato un link sbagliato sulla pagina Facebook del... L'ho ripubblicato adesso. Ah, l'hai ripubblicato adesso. E allora, ecco, io in questo momento mi sto vedendo anche in televisione, non è che sia un gran bello spettacolo, comunque va bene uguale. E allora, emozione a profusione, gioia immensa, una festa incredibile alla fine della partita con Bandecchi lanciato per aria, Lucarelli lanciato per aria, Leone lanciato per aria, dai giocatori, logicamente. Una festa attesa, una festa covata, una festa che ha trovato finalmente la sua realizzazione nel contesto di una delle più belle partite disputate dalla Ternana quest'anno. Chi si aspettava, insomma, che dovesse finire 0-0 questa partita, il classico risultato che fa comodo a tutti? No, 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 no. Lucarelli non è tipo da accettare queste cose. Doveva imporre la legge del più forte anche all'unica squadra che in fondo ci ha dato fastidio, ma ci ha dato fastidio relativamente, ci ha dato fastidio, se vogliamo essere precisi, fino al 91esimo minuto, all'81esimo minuto della partita col Bari, cioè nel momento in cui l'Avellino, che si trovava a quel punto a 4 punti dalla Ternana, ha dovuto subire sia l'Avellino che il Bari il gol del pareggio di Conte, che poi bissato dal meraviglioso gol di Defendi. Nel contempo Zappatore, Andrea, no, Frascatore, no, come si chiama il giocatore del Monopoli? Come? Frattaroli. Ma Frattaroli, vabbè. Nel contempo l'Avellino nel contempo aveva pareggiato e quindi a quel punto il campionato è finito lì. Zambataro si chiama. Zambataro. Io volevo fare un saluto particolare al carissimo amico, per modo da dire, al Mario Zambataro, sì. Mario Palmisano. Ciao Mario, noi stiamo in Serie B, noi. Ciao Mario Zambataro con la Z. Allora, a questo punto, esauriti convenevoli di rito, c'è già un ospite, vedo sotto di me. Oggi sono tifosi. Sono loro che devono forza. Luciano, fai come se stessi nella tua trasmissione, dai. È Caciara, è Serie B. Ma se va a fumare in diretta, chissà. No. Io fumo a casa mia, sto. Dai, Luciano, dai, vai tu. Vai, Luciano. Vai, salutiamo l'amico, presentati, dai. Ciao, buonasera a tutti. Grande. Ciao Fabrizio. Come? Fabrizio, dici tutto quello che vuoi dire. Ti diamo belle 70/120 secondi. Niente, che è una gioia immensa, una gioia immensa. Credevo che quello che avevamo fatto ieri a Piazza Tacito, credevo che ci portava sfiga, invece no. La bandiera che abbiamo installato ieri, vedete? Ah, sei un vigile del fuoco, sei uno dei straordinari uomini che oltre a mettersi al servizio di noi
di noi popolazione, ieri avete rischiato salendo fino al pennone della fontana di Piazza d'Acido, straordinario veramente. Accidenti, no? Si è fatto sempre, anche quest'anno bisogna rifarlo, per forza, assolutamente. Quant'è la soddisfazione? Marea di messaggi, ragazzi. Quant'è la soddisfazione? Quanto è grande? Tantissimo, perché siamo rinati in Serie B dove meritiamo da sta, né più né meno, perché si tripla troppo in Serie C, perché i campionati sono duri, lunghi, l'abbiamo visto. Ma hanno corretto Mario Barisano. Bravo, esatto. Marco, non volevo promettermi prima. Quando Marco vai? Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Marco, benvenuto Marco, salutiamo l'amico. Grazie, salutiamo ciao. L'amico in Piede del Fuoco, perché ciao, hai sì, sordito. Ciao Sofì. E ringrazio. Ciao, a presto. Fabrizio ha vinto anche un premio, quelli che, dei gadget che davamo con i quiz, eh? Certo. Allora, fortunato allora. È vero, no, è che ne sapevo tutte le risposte, me l'ha passata Luciano, perché riffa truffa come sempre. Non è vero. Normalmente facile anche un figlio dei 4 anni che sapeva. Ciao a tutti. Ciao Massimo, ciao Andrea, ciao Luciano. Ciao. Allora, Marco, una sensazione tua di oggi, della partita di oggi? Ma imbarazzante. Io te lo giuro, io vedei una squadra che sul 3-4-0 ancora continuava a pressare sulla tre quarti, cioè affamati fino alla fine. Marco, scusa, lo sai chi l'ha preparata la partita per loro, per l'Avellino? L'ha preparata il presidente con le sue indicazioni. Gliel'avevamo dette, io stavo, ci ho avuto la fortuna oggi di stare in tribuna e ce l'avevo vicino, dico grazie, ci ha fatto un grandissimo favore con quelle dichiarazioni. Per fortuna il Covid, se no l'Avellino è molto più forte della Ternana. Eccolo, questa è stata la dimostrazione, infatti. Per fortuna Luciano, ma gliel'hai detto direttamente al presidente dell'Avellino, gli hai detto proprio queste parole? Ce l'avevamo a 3 metri. Ce l'avevo lì bene. Vicino, dico complimenti, bravi, avete vinto voi. Dopo 18 secondi 1-0. Ma l'ha risposto o è stato zitto? No, sì, che te vuole rispondere? Cioè, imbarazzanti, sono stati imbarazzanti. Veramente, imbarazzanti. Annichiliti. Il termine giusto, sono stati annichiliti. Annichiliti da una squadra che ha dimostrato di essere superiore in un modo imbarazzante, come dicevo prima. Veramente è stato... Guarda, la mia gioia più grande, finalmente lo posso dire ufficialmente, ho attaccato questa terribile malattia, perché questa è una terribile malattia, a tutti, ai miei figli, tutti e due, quelli più grandi e quelli più piccoli. E questo è il più grande successo, perché poi queste vittorie servono anche questo, a trasmettere alle generazioni successive l'entusiasmo e la passione per la Ternana, perché sennò dopo rischia di scemare, per cui recuperi generazioni e generazioni di tifosi. Bravo Marco, è verissimo. Bravo Marco, è vero. Oh Marco, rimani con noi, non te ne andare. Vabbè, ok. No, è una presenza molto importante. Io direi anche di parlare un po' di questa partita. Ragazzo Toro, un grandissimo tifoso. Luciano, l'hai visto oggi Bobben che voleva a tutti i costi segnare? Ma l'hai visto nel secondo tempo, che spettacolo? Ma vedi Andrea, quello che dico io è che la cosa bella di questa squadra, che hanno ormai capito tutti, è che si divertono un mondo a giocare insieme. Ma pensa a noi quando ci divertiamo a vederli, Marco. Certo, e come dici lui, no? Come dice lui? La voglia di far segnare anche il compagno di squadra, cioè è una cosa che non io, nella mia, cioè io ormai ho 55 anni, sono vecchio come voi, no? Forse qualcuno, Massimo è più vecchio di me, dai. Massimo è più vecchio di me, diciamo. Quindi stiamo lì, eh?
il Mincia è più vecchio di me. Però diciamo, noi obiettivamente, ma quando l'abbiamo mai vissuto cose di questo genere, emozioni mai. Così forti? Mai. Marco, hai centrato in pieno l'argomento, anche perché la Ternana di quest'anno è stata veramente talmente tanto superiore che oggi stavamo parlando con alcuni amici in tribuna, lì con Gianluca Serpetta, che saluto, Andrea, cioè che basterebbe veramente poco. Però aspetta, basterebbe poco e che tutto venga riconfermato così com'è. Assolutamente. Cioè con un vero condottiero, è vero che Toscano con tutto quello che lui ci ha regalato è, ma Lucarelli è un vero condottiero. Lucarelli è un capo d'armata, non so come definirlo. Questa squadra che gli anni prima, che più o meno erano gli stessi giocatori, il 9-11, sì. Il carattere non c'era, no. Sembrava che non ci avevano le palle, e questi sono gli stessi giocatori che c'erano l'anno scorso all'incirca, sì. All'incirca sì. E questi ci hanno due attributi così quest'anno. No, forse amore, no. L'allenatore? Per me sì. Comunque mi è arrivato un messaggio che mi hanno detto che sono molto meglio dal vivo che da su Cusano TV. Non lo so se sono stato in Luciano, visto che sei più a tuo agio nella gestione di una trasmissione di questo tipo, vai avanti che beh, ma trovo sicuramente più. Stiamo a fare quattro chiacchiere, non è. Senti qua di fuori, senti che. Ma la cosa mi ha bloccata, senti, dovremmo avere sotto Paolo Organtini, che però non riesco a vederlo. Un altro tifoso che si è connesso con noi, quindi magari se riusciamo a perfezionare i collegamenti. Piazza Nascito, mio nipote, sta lì, sta facendo le foto, è tutta bloccata con la polizia tutta schierata, che credo controlli affinché la situazione non degeneri, non intervenendo in modo intelligente ovviamente, affinché la cosa non superi un po' i limiti che credo che le stesse forze dell'ordine si siano date, no? Un limite che non credo debba essere. Adesso piove pure a dirotto, per cui sì, presumibilmente sta piovendo qui al centro, Marco, è vero, sì, per cui presumibilmente adesso credo. Che facciamo stasera alle 9? Ste lanterne le facciamo partire o no? Che si decide? Se non piove sì, perché se piove si affloscano. Certo. Quindi, dunque vediamo lì per lì, verso 8:30 si decide. Alle 8:30 vediamo come tira l'aria. Ciao Roberto, grande Roberto. Forza Fere! È Serie B! Mamma mia, ragazzi! Io da Villarosa potevo solo festeggiare in questa maniera. Grandissimo! Aspetta che faccio vedere, a parte la prevista, no? Allora, bella, che spettacolo! No, poi adesso mi si è bagnato tutto quanto, ma aspettate che... Avevo messo tutta quanta la cosa, tutto, avevo addobbato tutta la mia terrazza praticamente, rosso verde, scarpe, l'asciugamano. Sul balcone mio sono tre bandiere. Che ti chiamano le mani? Grandi, vai. Fantastico. Attenzione che è arrivato anche il grande Scarparo, il grande Scarparo Max Cannaliere. Il grande re dei Scarpari sta arrivando. Eccolo. A Scarpari. Alessio Fante, buonasera. Mi sembra Bombolo, mi sembri. Fante! La cravatta no, come la mia. Max, sei un mito per me, Cannarino è un mito, Non ci posso parlare, non ci posso credere. Alessio Fante in manicomio. Un mito, Max, devi sapere che io sono un appassionato. Acclarati i papponi, perché voi siete dei... Max, io sono un padre. Dimmi a me. Io sto tornando Marco, piano piano. Sei stato anche allenatore tu, poi oltretutto. Marco, la prossima volta che lo faccio conoscere è un pozzo di scienza. Ti ringrazio. Io sono... ma lo so. Io in realtà non sono allenatore, sono il coordinatore e inventore della squadra all'Unicusano Basket, che in un anno e mezzo è arrivata al torneo di tutte le università mondiali, 11ª su 24.
Super Pappone, aspetta, Super Pappone, non ce ne frega un cazzo, è Serie B! Ma non è diretta! Non ce ne frega un cazzo! Comunque, parleremo con calma. Siamo fuori de capocciale, siamo fuori de capocciale, solo per te. Siamo fuori de capocciale, solo per te. Rimandiamo le immagini della partita, domani mattina dalle 10:03, ecco perché mi sto a sbrigare attorno a casa, perché domani mattina Gary Scarpari, Papponi, Le Stofanti, Barrani e Zozzoni, pure Zozzoni ex scudi crociati, che andavate a mangiare le parrocchie, che questo lo so per certo, Parabutti che non se ne hanno. Basta, ma ci potevo fare insultare a un romano? No, non so insulti, sono dati di fatto. Come a me se mi dicono la panza, mica so permaloso. Tanto a me mi difende l'avvocato Vinciarelli, che cazzo mi frega. Ma a parte che Massimo, la persona seria qual è consapevole che io non stia dicendo la verità, che io non stia dicendo bugie, ma che io dica la famosa eccezio veritatis, cari papponi. Comunque, dicevo, domani alle 10:30 anziché alle 10 io inizio con il grande Marzorati e poi mezz'ora dedicata alla Ternera con Emilio Albertario della Rai. Quindi, come vedete, oggi ho regalato Vincenzo D'Amico e Albertario, domani Albertario parlo con Emilio, che è stato un grande anche tre volte a tutto il calcio, minuto per minuto, perché soltanto con i fuoriclasse si festeggiano le grandi feste, cari Le Stofanti, miserabili filistei, e pagani e papponi, perché qualcuno di voi è un gran pappone e lo sapete che siete amici di qualche democristiano. Max, perché sei tu? Perché se qualcun altro si permetteva di offenderci in questa maniera, lo trinciavamo. Solo tu lo vuoi fare. Farabutti delinquenti, mascalzoni marrani. Sto uscendo sull'antica strada l'avvocato Vincenelli, che è un uomo di grande cultura. Questa strada per gli ignoranti si ferma a 20 miglia, per quelli che hanno studiato come Vincenelli arriva fino al Vallo Adriano, si chiama Aurelia, è l'uscita 1 e mi riporterà a casa, cari Le Stofanti manicoldi farisei. Voi considerate che una sera che è partito da Terni e siamo stati in collegamento diretto fino a che non è arrivato, è stato un insulto continuo. Ma ciao, manca solo che siamo per Uggiuni. Ti dicono se alto, se bello, se fotomodello. Ti dicono pure qualche volta va a fanculo e lo devi accettare. E mi riporto a casa. Me li sto a porta a casa i vostri curiosi. Però stranamente non cade la linea, non cade la connessione. È perché non c'avevo qualcosa dalla città mia appresso. Tipo quello brutto come la cartella di Guidaria. Ilario, quanto è brutto, ci sua. Io vorrei semplicemente ricordare all'amico Scarparo Mascannaliere che stiamo andando in video in tutta la regione, in diretta televisiva. Forse non te lo sei ricordato, non stiamo in Internos come al solito, stiamo in televisione. Ma voi lo sapete che tanto noi ci insultiamo pure in diretta, non è un problema. In Ateneo non lo posso fare perché io devo dare l'esempio ai ragazzi. Qui famo come cazzo ci pare. Vabbè, stasera sdoganiamo tutto. Vorrei sentire Roberto che ne pensa di questa gazzarra che stiamo facendo in questo momento, veramente una gazzarra ignobile. Roberto, eccomi. No, è fantastico, guarda, veramente abbiamo trovato un big come presentatore della nostra squadra, veramente un grande, veramente. Ma io credo che prima voi non sentivate il mio audio, credo, quando vi ho fatto vedere la bandiera. Sì, l'abbiamo sentito. Ah, si sentiva l'audio? Ah, sì, no, allora forse era mio figlio, me l'aveva poi, dicevo apposta, avevamo messo le bandiere anche qui a Villa Rosa, ma io sono venuto qua perché pensavo che non ci fosse nessun tipo di festa, ma in realtà mi sono arrivati i video, visto che
a Terni ci sono state belle, belle manifestazioni. Bene, siamo, beh, abbiamo raggiunto questo obiettivo. Soprattutto che... Carosselli, soprattutto Carosselli. Carosselli, sì, sì, Carosselli. Abbiamo raggiunto questo obiettivo che sicuramente ci merita. Considera, Roberto, considera che qui tra Oppertan, Piazza Dalmazia, al centro dove sto io, è un continuo di clacson. È un continuo di clacson, guarda. Mi hanno mandato i video, sì, in parecchi mi hanno mandato i video degli amici, l'ho visto, è fantastico. Io spero che anche mercoledì, quando esca la squadra, si possa festeggiarla, no, lungo Viale dello Stadio, con bandiere, fumogeni, speriamo almeno di riuscirci, che ce lo consentono mercoledì pomeriggio. Sentite, vogliamo ricordare questa, vogliamo dedicare questa vittoria a tutti quelli che purtroppo oggi non possono festeggiare con noi perché non ci sono più? L'abbiamo già fatto in radio, l'abbiamo già fatto in radio, lo facciamo volentieri anche in televisione, Luciano, vai. Perché pensate se le centinaia di persone che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente, come il nostro Gianni, Gianni Ortensi, grande magazziniere che non c'è più, me l'ha ricordato il carissimo amico Alessandro, e davvero, stai nel nostro cuore. Grazie da lassù che ci hai in qualche maniera aiutato anche tu. Hai spinto anche tu la palla per 4 volte in fondo alla rete, insieme a tutti gli altri, a tutti gli altri amici scomparsi. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. Dedicata a voi, questa Serie B è anche la vostra. Era meglio se stavate con noi a festeggiare con noi, però purtroppo... Un brindisi di tutti i tifosi delle fere, un prosecchino che a quest'ora non ci sta male, per poi finire stasera che stiamo in botta totale. Vorrei sapere, per esempio, dove sta Massimo Covicchio, il grande regnante Marcello Viali, come mai non si intromettono in questo contesto di Scarpari stasera? Io poi, Marcello, se c'è qualcosa, penso che ci sia anche sotto che intervenire qualche parte, perché il collegamento è stabilito. Marcello lo so dov'è, ma non lo posso dire. Non ho capito che hai detto io. Marcello, dico, lo so dov'è, ma non posso dire dov'è. Allora, vedo che si sta connettendo Eva Sincini. Grande. E vabbè, abbiamo, abbiamo dei collegamenti infieri abbiamo. Eva, ecco, vedo che ecco qualcun altro, arriva qualcun altro anche. È arrivato un altro amico, è arrivato. Buonasera a tutti. Vai, ciao, ciao. Ciao. L'account della moglie. Beh, tu non mi sembri tanto Eva, quindi comunque sono io. Grande, grande. È Serie B. Ci chiedono, ci chiedono se possiamo far intervenire qualche giocatore, qualche tesserato. Pensaci tu. Non lo so. Io dovrei interrompere il collegamento, il mio perlomeno, e dovresti andare avanti tu, casomai vedo di fare collegamento quantomeno col presidente, se mi viene bene, però chiaramente interrompo il collegamento, conducila tu allora, Luciano, sarebbe, okay? Sarebbe il massimo, sarebbe averci il presidente stasera. No. ci provo, tanto ci sono tanti amici, quindi può andare avanti la trasmissione. Conducilo Luciano, dai, che tanto ci sei abituato. Sì, tanto qui è come, bar, è come al bar nostro, quindi non ci stanno problemi. Cristina, che sensazioni c'hai? Quanto è bello oggi essere Ernani? Una giornata fantastica questa, una giornata che verrà ricordata anche purtroppo essendo stati a casa. Io sono uno di quelli che è rimasto, non sono neanche uscito per festeggiare. Ma che bella bimba che c'hai a fianco, ciao! Ciao! Le sensazioni sono positive. Positive soprattutto per quello che sarà poi il seguito, il prossimo anno. Ho sentito alcune interviste rilasciate dal direttore sportivo, il quale...
ha già gettato le basi per il prossimo anno in pratica. Sì, 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 ma il presidente mi ha detto una cosa soltanto: cioè, la festa di oggi è bella, quella di Saltranno sarà ancora più bella. Basta, non aggiungo altro. Mi ha detto. Penso che abbia risposto a tutto e a tutti i dubbi, no, Lucia? Beh, ha risposto un po' a tutte le perplessità. E dubbi, beh, diciamo che il presidente è un uomo. Il presidente ha una capacità comunicativa molto male, per cui sa dire le cose al momento giusto per attirare l'attenzione nella giusta maniera, come l'intervista rilasciata all'emittente televisiva avellinese, per cui è un uomo di comunicazione, un uomo di immagine, per cui noi non dobbiamo insegnargli niente da questo punto di vista. Il termine giusto, anche se poco educato, è un gran paraculo, ecco questo. Ecco, bravo. Non fa la piega, anche perché lui ha tirato il sasso, ovviamente. Voleva andare a colpire. No, tu lo sai, Luciano, tu lo sai come la penso, Max non lo sa. Io lavoro nell'ambiente della sanità privata e convenzionata, per cui conosco benissimo qual è il mercato e tutto quello che c'è gira intorno, e quanto io sia un grande sostenitore affinché più dello stadio, guardate, arrivo all'estremo, più dello stadio sia necessaria una struttura sanitaria che lavori in connubio con il pubblico, andando a dare un servizio sempre migliore alla cittadinanza, riducendo i tempi d'attesa nelle visite specialistiche, e questo lo si può fare con una struttura clinica privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Luciano, poi se volete ne parliamo quanto volete su questo aspetto, diciamo che ho una certa contezza perché è il mio lavoro. Luciano, ricordatevi, sì, che c'è sempre qualcuno tra i tifosi che a quel signore deve chiedere scusa. Io certe cose non me le dimentico. Io siccome sono cresciuto con l'educazione cristiana, ma purtroppo ho ottima memoria, quasi diciamo a livelli scioccanti per qualche mio collega, c'è più di qualche tifoso della Ternana che non ha messo i soldi, che deve chiedere scusa all'uomo prima che all'imprenditore per tutti gli insulti di quella sera di 1056 giorni fa. Perché oggi è facile dire bravo Bandecchi, ma c'è gente che senza aver messo un euro lo ha mandato a quel paese nella maniera più assurda. Allora, signori, non si può fare, come ho detto nell'ultima diretta, quella nostra privata l'altra sera, non si può fare che se non mettete i soldi come nel Barcellona con l'azionariato popolare, Bandecchi è bravo a orologeria. Perché quando si vince, uno è bravo. Ma il marinaio buono, Lucia, me lo insegni te, e vede quando c'è tempesta, se no siamo tutti bravi. E allora, esatto, come dice l'amico nostro, certo, la sanità, siamo tutti paraculi. Così non ci vuole niente a fare i bravi, Ah no, assolutamente, assolutamente. Certo. Ma Max, è anche vero che purtroppo il tifoso è l'essere umano più incoerente che esista sulla faccia della terra e che facilmente scende dal carro. No, è più aspirante paraculo, è diverso. Ma sì, cioè, incoerente e paraculo, poi su questo chiaramente se vuoi ne possiamo parlare all'infinito. Guarda, non lo sapete il rispetto che io ho per quei lavoratori. A me la cosa che mi ha fatto più male al cuore è la sera che ha trasmesso la RAI, quando c'erano i lavoratori della Treofan che avevano un punto interrogativo gigantesco come lo stadio Liberati. Ragazzi, col lavoro non si scherza. Io per questo mi sono incavolato parecchio su questa questione. Quel signore sta portando posti di lavoro. Oggi è giorno di festa, ma da mercoledì, dopo che verrà consegnata la coppa dall'uomo della Lega Calcio, toccherà tornare a ragionare. Io martedì sera che vengo a rompere le scatole a quel gruppo di scarpari, io queste cose ve le ridico perché faccio come il grillo parlante, me le metto nelle orecchie col megafono, c'ho il megafono qui dietro, quello degli allenamenti, poi lo faccio vedere, vesturo le orecchie martedì,
non ve vanno a dormire, dite a Umbria più che non ve vanno a dormire, stiamo fino alle 2 di notte in diretta, quindi non prendete impegni. Lo so, Lucia, che dentro casa parecchi di voi non contano niente con le mogli. Oh, una presenza femminile pure ci abbiamo. Abbiamo Monica. Ciao Monica. Comunque non ci dimentichiamo tutti quei tifosi che hanno sputato al presidente perché no. Uno solo gli uno. Vabbè, però insomma, ecco, lei sa tu ha sputato al presidente perché la Ternana era retrocessa e, allora, e oggi probabilmente sarà sul carro dei vincitori. Io penso che lo sputo sia una delle cose più brutte e più infami che possano esistere, no? Però venivamo anche da anni tremendi per noi tifosi, quindi io non, per carità, è deprecabile la violenza, è deprecabile lo sputo, è deprecabile tutto. Però è come ha detto giustamente Max, ha detto, dice, lui ci ha messo la faccia anziché mettercela magari chi è stato l'artefice di quella stagione poco fortunata, ok? Sì. E lui si è preso tutte le colpe, ok? E quindi la faccia, quella che ha ricevuto lo sputo, è stata la sua, e che è deprecabilissimo. Però per me Luciano un presidente va sempre onorato, anche se poi, vabbè, ma purtroppo tanto, scusate, potrebbe... Luciano, sì Marco, vai Marco vai di pure. No, fate, vai. No, non volevo interrompere. È successo qualcosa, Marco. È andato, è caduta la linea. No, dicevo. No. Che dicevo? Manco mo ricordo più. Ti volevo dire che dicevo che appunto non è una maggioranza. Mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Vai. Sì, Marco, ti sentiamo benissimo. Vai avanti. No, dicevo, dai. Ragazzi. Noi venivamo da 14 anni di inferno, dove eravamo veramente stanchi delle tante delusioni che avevamo subito. Io ero da quelli che si era incatenato per terra per non far entrare i giocatori davanti al cancello, siamo andati a giocare a Pistoia, cioè ne abbiamo provate di tutto, no? Abbiamo passato dei momenti terribili, il microfono lanciato sulla testa del figlio degli Ungarini, ma noi Ternani, mi sta arrivando la chiamata alla bandecchi, altre, un attimo. Nonostante tutto siamo molto più civili, no? Allora rispondi. Assolutamente sì, Marco. Io quello che voglio dire a Max, che spero poi di poter conoscere, con cui spero di poter parlare anche di pallacanestro. Alla faccia di Luciano? Alla faccia di Luciano, parliamo di uno sport serio, di contatto fisico vero, Max. No, volevo dire, quello che volevo dire semplicemente era questo, insomma, quello che dice Max è vero, è normale. Io credo che la cosa più bella che ha fatto Bandecchi è quello di azzittire tutti, compreso il sottoscritto, che non l'ha insultato, ma che è stato molto critico con lui, e gliel'ho scritto su Instagram, gliel'ho scritto sul messaggio, tutti i miei sentimenti, tutti i miei pensieri, non l'ho insultato, ma ero molto critico, sono stato molto duro, ma gliel'ho scritto. Lui ha dimostrato con i fatti, ha semplicemente dimostrato con i fatti cosa è in grado di fare e gli errori che ha commesso in passato, e che probabilmente oggi, se potesse tornare indietro, conoscendo un po' meglio quello che è il calcio, tutto quello che gira intorno al calcio, non avrebbe commesso, no? Per cui diciamo che i fatti gli hanno dato ragione, per cui adesso torniamo con la testa nel carro armato, ma con altri obiettivi, non quelli del campionato, ma quelli di una clinica che porta posti di lavoro, e quelli di uno stadio che invece riqualifica un territorio portando posti di lavoro. Minchia, sembra un politico, ma posso candidare alle prossime elezioni? Sì. Senti, che faccio? Mi candido pure io? Dai, fa insieme, va. Sai quanti ne faccio incazzare, Terni? Nel frattempo sono arrivato a Torre in Pietra
al Ponte intitolato Calvo d'Acquisto, che lo ricordiamo ai giovani, i sacrifici, no? Certi ciarlatani della politica che girano da 30 anni in qua. 30 anni sono anche pochi, Max. Io dico 30 perché abitavo al centro di Roma, ho conosciuto qualche capitano vero della politica, nostri fenomeni, nostri fenomeni a livello nazionale. Ma perché, vi rifaccio la domanda, ma perché voi a Terni in Umbria eravate convinti di essere rappresentati da giganti? Ah, perché okay, se mi dite così, ciao. Usiamo, dai, sì, vai. Perché se mi dite che voi credevate di essere rappresentati da giganti, altro che Scarpari, vi dico che siete dei cazzari. Poi dopo mi dovete lamentare. Comunque nel frattempo io sono a quasi 8 km da casa, quindi stasera festeggio per la seconda volta, perché per far godere amico nostro che lavora nella sanità, io ieri ho festeggiato con un bicchiere di rosso francese la Coppa dei Campioni 1987 della mia Olimpia Milano, e oggi rifesteggio per voi. Grande Max, grazie. Non mi dici che tifi per l'Olimpia, Max, questo è un capito? Capito, cari papponi, e le stofate. L'amarezza, Max, se no, tifi per l'Olimpia, no. Ragazzi, se a Terni mi fate guidare la squadra di pallacanestro, io vengo tutti i martedì a rompere le scatole, pure giovedì. Va bene, Max. Vai, Monia. Buonasera, Monia Santini. Ciao, Monia. Ciao, Luciano. Mi sentite adesso? Sì, ti sentiamo. Perfetto. No, è un caso? Oppure come arrivo io a Paio, iniziate a rompere le balle sulla politica e la clinica? Cioè... No, è che ormai è un ritornello. Ok, no, meno male. Senti, è pronta la bandiera? Prontissima. Ce n'ho tre sul balcone, basta sfilarle e portarle in trasmissione. Per martedì c'è il vestito pronto. Quella più grande, però. Quella più grande, mi raccomando. Quella più grande, dico, mi raccomando. Va benissimo. Come allora, hai vissuto la partita oggi? Come hai vissuto la partita oggi, Monia? Solo un appunto, siete troppo seriosi. Dovreste gioire in questo momento. Sono arrivata, siete tutti seri, tutti contriti. Avete già finito? Io i cori già l'ho fatti. Ognuno che entra fa un coro. Ho capito. Allora va bene. Stavo comodissima a casa mia in compagnia dei cani che l'altra volta ho fatto saltare quando hanno fatto gol e niente, vabbè, ho fatto un mio festeggiamento casalingo, anche perché aspetto mercoledì. La partita con la Cavese, che è un recupero, quindi giochiamo solo noi e andremo ancora avanti di altri 3 punti, però la Petto, Luciano, ci voleva da portare in trasmissione. Sì, a un certo punto iniziava a fumare, che poi gliela faceva a portare tutto quel carico, ha iniziato a fumare. Sì, fumava. Bellissimo. Fumava. Senti, però, come t'ho scritto, bellissimi gol, però le parate degli Annarilli? Ne vogliamo parlare? Tutti quanti meritano. I ragazzi all'uno ad uno si meritano veramente un grandissimo applauso per tutta la stagione, perché questi ragazzi sono stati veramente dentro al carro armato per un campionato. Un grande spogliatoio. Sì. Veramente, sì, però ragazzi, un grande capo, cioè Lucarelli ha fatto un lavorone meraviglioso a livello mentale e fisico. Senza quello, insomma, io lo sai, non capisco niente, però insomma, di sport no, di psicologia un po' di più. Ragazzi, con questa squadra, con questo spogliatoio, con questo allenatore, l'anno prossimo, eccolo, è arrivato. Sì.
Raggo le scarpate. Oh, ma c'è. Arfate velocchi. Ale, ale, oh. Ale, ale, oh. E tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato. Ale, ale, oh. Ale, ale, oh. E tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato. Guarda che spettacolo, Marcè. Eh? Sì. Di chi è quella manina? Aspetta, 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 io... Marcello, sembra casa del Boccia questo. Sei in curva est, Marcello. Sembra casa del Boccia. Sì, sì. Ma io ripiglio solo quello che devo far vedere. Luciano, sì. Non gliela fate. Luciano, la tecnologia, ma qui le quadre rosa qua sono un po' scarse, però è vero. Vabbè, però ce n'abbiamo una, ma di qualità, che qualità. Anche mio marito dice sempre che faccio per 10, ma in un altro senso, perché sono un po' rotto di scatole. No, beh, io con mia moglie pure uguale, anche per 15. Marcello, non ce la fa. Marcello non ce la fa, non ce la fa. Marcello si ricollega, non ce la fa. Ne volevo fare. Ma Minchiarelli, che fine Max, ha fatto? Max pure ormai è arrivato. Max pure si scollega e si ricollega in continuazione. Ma Max, sì, dico. Minciarelli, che fine ha fatto? Ha detto che gli stava telefonando Bandecchi. Ha detto. Ah, lo sai che l'ho incontrato. Lucia, l'ho incontrato sull'autogrill. Ma dai. Ma chi? Stavo venendo. Ah, Bandecchi. Ah, però non l'ho fermato, me ne sono vergognata. Io stavo in macchina e vedo sto coso grosso, sto tizio, insomma, corpulento, che lo fermano per farsi un selfie. Tutto pelato, con la camicia nera, dico, questo è Bandecchi sicuro. Infatti era lui. Ma pensavo... Gli ho fatto questo l'inseguimento, quando... però mi sono vergognata. Quando è avvenuto? Questi giorni? No, prima, stava tornando a Roma. Io stavo venendo su alla tenuta e lui stava ritornando a Roma. Ah, beh, ok. Luciano, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Ho tutto il video bloccato. Voi volevo salutare a tutti quanti. Speriamo. Grazie, forza Ferri. Quando lo gridò Lucio Raggia ad Ancona. Eccolo, Vincenzo. Allora, ho parlato adesso col presidente Bandecchi. Ho parlato col presidente Bandecchi, ha detto che dovrebbe, gli ho mandato il link, dovrebbe intervenire di qui a breve. Ecco, quello che vi, ecco perché ho perso tempo, vi chiedo scusa, ma purtroppo ho dovuto farci un certo lavoro. Non è che lui è molto entusiasta, è che non si riusciva in pratica a collegare. Ecco, tutto qua. Ok, mo vediamo se riusciamo a collegarci se ci chiama Bandecchio. Va bene, andate avanti. Buonasera alla signora Monia Santini, non so che cosa abbia detto. Buonasera a lei, avvocato, parlavo solo male di lei. Era il minimo che potesse accadere. Senti, ma lo Scarparo che sta di? Lo Scarparo Max? Stanno quasi al ridosso di casa. Max, vediamo Max. Se Max, io sto a fare la Parigi da Car, perché quello che sto a fare la Parigi da Car, come vedo se sono più buche che i campi di golf di Marco Simone a Guidonia, siccome abbiamo dei scienziati che gestiscono la società, mica solo a Terni ci vedono i fenomeni. Ciao Luciano, saluto a tutti. Ciao Roberto. Ciao. Buona Pasqua, auguri. Ma che è sparito anche Andrea? Anche Andrea.
E vabbè, vediamo se riusciamo a collegarci col presidente, che sarebbe una cosa estremamente simpatica, insomma. Il link gliel'ho dato, è stata un po' faticosa, ma comunque mi sorprende il fatto che non ci sia il covicchio della situazione in mezzo a noi. Chissà. Come mai non si è capito? Ma della partita se ne è parlato? Ne avete parlato della partita? Non lo so, dello Massimo. Spettacolo straordinario che oggi è stato sciorinato dalle fere, una cosa veramente straordinaria, veramente incredibile. Io, come diceva Max, non vedo l'ora di rivedere i filmati domani, come diceva Max, no? Domani mattina alle 10:30. Per cui aspetto. Domani mattina per la gioia del gioia del grande Scarparo Luciano, io prima parlo con Marzorati di pallacanestro e poi vi inchiodo davanti al televisore, perché la seconda mezz'ora la dedichiamo alla Ternera col grande collega Rai. Io mi collego prima, allora, Max. Bravi, o vedi che mi seguite e mi volete bene? Che tra l'altro, io t'ammiro e mi piace tanto anche a me la pallacanestro. Ma è oggi perché è la festa della Ternana, era per quello, Max. Ricordatevi quello che diceva un grande pittore e scultore veneto: adesso ci sono delle creature e delle signore, non mi fate essere scostumato, che poi tra poco entra il mio il Mantegna. Bravo, Andrea Mantegna, andate a studiare un po' di storia dell'arte, che voi che siete la disperazione dei carzolari, come diciamo noi a Roma. Intanto sono arrivato, ho finito di ballare, perché sai che diceva Mantegna a Terni quando è passato per Terni? E me lo immagino quello che ha detto. Le fere e la ordine, mozione, Massimo. Tu che sei una persona seria e preparata, a differenza di certi manigoldi, mascalzoni e acclarati papponi, gli diciamo quella cosa musicale a tutti quanti, così martedì, se giochiamo quel po' di credibilità che c'è rimasta? Eccolo qua il comizio, eccolo qua. Allora, non so se mi si sente, perché vedo che il telefono mi fa dei segnali strani. Intanto confermatevi se mi sentite, confermatemi. Sì, si sente forte e chiaro. La cosa pazza che dovremmo fare martedì sera, tra le tante cose pazze che faremo martedì sera, non è che io dovrei accompagnare alla tastiera il grande Max Cannaleuro, perché la lira non ci sta più, Cannaleuri, che interpreterà la canzone We Are The World. Io ci provo, non so quello che succede, però ci provo. Siamo sempre in attesa intanto del collegamento con il presidente Bandecchi, cui ho passato il link, ma ha messo tanto che non riesce a entrare manco lui. E vabbè, non è un problema, andiamo avanti. Andate avanti. Luciano, fai gli onori di casa al grande Coviglio, che però ha sbagliato il pronostico. Perché Luciano, chi è che parlava di pareggio ieri sera? Mi sentite? Io me lo riconosco. Io. Beh, veramente anch'io ho lanciato una provocazione, ma c'erano cascati tutti quanti. Però, tu zitto, Marco mio, che hai fatto un casino. però mi diverto tanto a provocare. Io mi diverto tanto a provocare. La gente ci casca. E poi su Facebook, figurate. Marco? Io mi ci diverto tanto. Che devo fare? Facebook è un posto perfetto per far abboccare persone. Hanno abboccato in tanti il palazzo, il pandemonio scatenato. Scatenato il pandemonio. Che hai lanciato, Marco? Ho lanciato che secondo me ci avrebbero mandato un arbitro che ci avrebbe fatto o perdere o pareggiare, che sarebbero stati un alto là delle istituzioni per impedire che potessimo festeggiare. Si è scatenato il putiferio, li ho fatti sfogare. 5 minuti dopo ho detto, ho fatto un post, quanto mi piace provocare, ci siete cascati tutti, insomma. Anche l'arbitro oggi, non è che sia stato un grande. Marco, so che non era assolutamente come quello che ha scritto, che non era assolutamente vero, perché lo conosco bene. Purtroppo conosco gente che oggi ha scommesso sulla sconfitta della Ternana per 2-0, Ternani, per cui lasciamo perdere. Sono quelli che devono chiedere scusa. Bravo. Vabbè, comunque l'importante è che sia andata come è andata.
Ecco, allora, a me mi stanno arrivando un sacco di messaggi, ma non li posso leggere, perché se sto qui non posso stare là, non ho il dono dell'umidità, e quindi, quindi abbiate pazienza. Abbiate pazienza. Oh, insomma, che dice la signora Santini? Signora Santini, che dice? No, io in questo momento sto brindando. Festeggiamo, brindiamo, e certo, siamo tutti contenti. Certo, certo, certo. Allora, io dico, avvocato, dica. È normale che ci siamo sempre due con la politica. Quello contro e quello pro, no? Non possiamo pretendere, perché quest'anno chiaramente vince la Ternana e tutti sono contenti. C'è anche chi gufa, ma più gufano e più si vince. Tanti nemici? Tanto onore. Sarei curioso, dopo questa perla di saggezza che c'è stata elargita da Monia, sarei curioso di vedere quanti cercheranno di saltare sul carro dei vincitori a questo punto, perché lo sappiamo come funziona, no? Si salta sul carro dei vincitori, poi magari un'altra anno in Serie B le cose non dovessero andare come stanno andando, come sono andate quest'anno, allora subito pronti a sparare in bocca, eccetera, eccetera, lo sappiamo, però il mondo è fatto di peripatetici. Ma questo fa parte di Max. Ma è normale che sia così. Questa è la razza umana. Sì. Comunque, sì. Mi sa tanto che il presidente non ce la fa a connettersi. Vabbè, d'accordo. Luciano, che stai a leggere? Leggi i messaggi, dai, leggi qualche messaggio. No, sto leggendo, no, sì, sto leggendo qualche sì. messaggio. Bandecchi a dorso nudo non si può guardare. Quando si è tolta la maglietta. È proprio tanto. Uomo di panza, uomo di sostanza. Massimo, mi dicono dalla regia che devi abbassare l'audio del televisore a casa. Non so se ce l'hai. L'ho spento il televisore, quindi non ci stanno problemi. Sì, mi sento meglio adesso, poi comunque non è un problema, dai. Altri messaggi. Più forte di sempre. Ecco, su questo penso ci sia poco da discutere. Massimo Covicchio, sul fatto che sia la Ternana più forte di sempre, questa, perlomeno rapportata alla categoria, voglio dire, possiamo essere d'accordo o tutti, lo dico anche agli altri, lo dico a Marco, lo dico anche a Eva Sincini, giusto? No, è Cristiano. A Cristiano, dico, avevo detto Eva Sincini sotto il nome. Massimo, a te. La Avellino, come tutte le squadre che hanno incontrato Ternana, che ha incontrato la Ternana, ha passato un brutto pomeriggio, perché praticamente è stata una giornata sfortunata per loro. Di solito giocano molto bene, però quando incontrano la Ternana, tutte queste squadre incontrano una domenica storta. Chissà perché, forse perché la Ternana è di un'altra categoria, a sto punto, alla 32esima giornata, io penso che oramai sia chiaro a tutti. Oggi abbiamo giocato un primo tempo da categoria superiore, un primo tempo, un Falletti imprendibile, ha preso 10-12 falli solamente il primo tempo, un Partipilo lo stesso, un Furlan che è una cosa pazzesca, e lo stesso Proietti a centrocampo, Paghera un primo tempo mostruoso. Cioè, ragazzi, oggi abbiamo giocato a livelli di Serie B, di alta Serie B, e l'Avellino è rimasto letteralmente tramortito. Braglia era arrabbiatissimo, ma caro Braglia, ma di che ti vuoi arrabbiare? Oggi la differenza, ecco qua. Vabbè, insomma non si riesce a fare una trasmissione logica. È illogica questa trasmissione, come è illogica la Ternana, del tutto illogica.
Quindi, sono impazziti tutti qui a casa mia. Ma a casa mia no. Anche il cane, anche il cane. Cristiano che dice? Io veramente aspettavo il presidente. Gli volevo fare una domanda proprio di quelle a cui non si può sottrarre. Ma quando ci porterà in Serie A? Questa è proprio una bella domanda questa, guarda, questa è proprio una bella domanda. Io credo che, se vogliamo anche parlare un attimo di calcio, che questa squadra, già così com'è, sarebbe estremamente competitiva in Serie B, senz'altro da playoff. Ma se poi venisse fatto un qualche ritocchino, un'integrazione più che un ritocco, un'integrazione di giocatori che possano appunto in qualche maniera supportare una rosa che è già di per sé straordinaria, allora il progetto potrebbe veramente essere un progetto fattibile. Non lo so poi se voi siete della mia stessa opinione. Per me sta squadra sta bene così come sta, in ogni caso. Non ci sarebbe necessità di niente, guarda, proprio di niente. Forse un'alternativa per i nostri vecchietti, ovvero per Marino Defendi e per Mammarella, per Carlo Mammarella, il quale ha detto che smetterà, ma secondo me a questo punto non smette più, non lo so. Forse un altro attaccante strutturato diversamente da quelli che abbiamo, non lo so. Per il resto siamo messi bene dappertutto, sia dietro che a centrocampo. Dite la vostra su questo argomento, che è interessante secondo me. Ne vogliono 3-4 giocatori Massimo, ma mia, perché questi qua non vanno bene? Perché in Serie B sono 38 partite invece che 36 come quest'anno, e poi in Serie B partite come Ternana-Avellino, Ternana-Bari, Ternana-Teramo, Ternana-Catanzaro sono la normalità, cioè su 38 partite sono tutte quante di questo livello, il livello di oggi col Bari, col Teramo e col Catanzaro. Non è che ci sono partite come diciamo, con tutto il rispetto, con le altre squadre tipo Cavese, Paganese, Bisceglie, eccetera eccetera, sono tutte di alto livello, 90 minuti, 95 pure, tiratissimi, di grande tecnica e di grande forza fisica, e conseguentemente serve qualcosa in più sia a difesa, sia a centrocampo e sia davanti. Ma non perché non vanno bene questi, ma servono 3-4 giocatori bravi di categoria che vanno ad integrare quelli che già ci abbiamo, e allora possiamo pensare di fare un campionato da parte sinistra della classifica, anzi parte sinistro alta della classifica. Però bisogna anche azzeccarli, bisogna azzeccare 4 giocatori, ma non tanto dal punto di vista tecnico, che quello è importante, ma 4 giocatori bravi a livello, 4 intelligenti che hanno una grande testa, che si integrano nel gruppo, 4 uomini, no 4 bandascetti come diceva Terni, 4 uomini che riescono a integrarsi bene nel gruppo, quello ci serve secondo me. Penso che questa squadra risulterà anche più semplice giocare in Serie B. Scusate, volevo chiedervi una cosa, dicevi Cristiano? Scusate, c'ho tanti rumori sottofondo, dicevo che con questa squadra e pochi ritocchi risulterà anche più semplice fare una Serie B, perché non me ne tolgano Catanzaro, Catania e altre squadre, ma quest'anno sinceramente, a parte noi, in Serie C ho visto poco bel calcio. Basta, si muove. Assolutamente sì. Luciano, che stai facendo? Eccomi. Luciano? Eccomi. Sto tra i messaggi, il rientro di mia moglie, mi ero distratto un attimo, però ho sentito il ragionamento, molto ma molto corretto, perché questa squadra l'ha dimostrato con i fatti che a mio avviso quest'anno non avrebbe, visto che ho visto tante partite in Serie B. Beh, io ho visto pochissime squadre giocare al calcio come ha giocato la Ternana quest'anno. È vero che bisogna fare i paragoni, non è vero che le categorie non esistono, le categorie esistono, e come. Ovviamente tu hai incontrato delle squadre di Serie C che non sono strutturate per fare un campionato di vertice di Serie B. Quindi, l'altro anno noi ci confronteremo con delle squadre molto ma molto più agguerrite e molto più toste, soprattutto in difesa,
e con degli attacchi, anche perché l'abbiamo detto diverse volte durante le nostre trasmissioni, che con tutti gli stranieri che ci stanno in Serie A, tanti giovani non trovano spazio in Serie A e quindi la Serie B diventa una A1, una A2, ma è una mezza Serie A, quindi qualità dei giocatori importanti, e noi dovremo essere bravi a, primo punto, conservare il gruppo, mantenere la solidità e l'amicizia che si è venuta a creare quest'anno tra i ragazzi. Questo per me è la cosa fondamentale. Noi ricordiamoci bene una cosa: abbiamo vinto dei campionati dove non eravamo minimamente i favoriti, vedi l'anno con Toscano, non ci ha considerato nessuno. Quest'anno siamo partiti, no, non dico tra le favorite, ma come outsider, e come outsider un mese prima della fine del campionato abbiamo vinto il campionato, ma per colpa del Covid. Io vorrei ricordare ai signori di Avellino, per colpa del Covid, se no avremmo vinto due mesi prima, perché se noi non ci avessero fermato a Potenza e con la Cavese, noi con 6 punti, sono 2-3 partite fa, avremmo già archiviato la pratica. E invece, però tu capisci bene, però tu capisci bene che celebrare la vittoria del campionato battendo la seconda della classe, che si diceva o dicevano dalle parti dell'Irpinia che se non ci fosse stato il Covid sarebbe stato un altro campionato, fare 6 punti nei confronti diretti con le due più grandi, e cioè lo stesso Avellino e lo stesso Bari, dopo aver avuto un pizzico di paura, e lo ripeto ancora una volta, nel momento in cui durante la partita col Bari a 9 minuti dalla fine l'Avellino ci stava a 4 punti, poi dopo è successo quello che è successo, il gol di Contec, il gol meraviglioso, bellissimo di Marino Defendi, il fatto che poi l'Avellino sia stato incastrato dal pareggio dal Monopoli. Il campionato la Ternana probabilmente l'ha vinto quel giorno, l'ha vinto, perché poi d'incanto quelle piccole ombre che erano sorte dopo le partite col Catanzaro e col Francavilla, con la Virtus Francavilla, sono state praticamente cancellate in un attimo, ha ricominciato a vincere a sprombattuto senza nessun tipo di problema e con la massima assoluta determinazione da schiacciasassi che ha manifestato per tutto il campionato. Quindi voglio dire, è giusto che oggi sia arrivato il traguardo finale, che oggi sia stato tagliato il traguardo finale nell'occasione più importante, al cospetto di quella squadra che pensava di poterci fare lo sgambetto. Peraltro bella squadra l'Avellino, attenzione, al di là del 4-1 comunque una squadra che ci ha impegnato, ha avuto le sue occasioni, alla fine il gol che hanno fatto è pure giusto da un punto di vista, insomma, di giustizia sportiva. Resta il fatto che io sarò curioso a questo punto di vedere i playoff, di vedere soprattutto le squadre che partecipano al nostro girone, quindi l'Avellino, il Bari, il Catanzaro, il Foggia, qualcun'altra che in questo momento non mi ricordo, il Catania e via discorrendo, come si conterranno. Tanto per chiarire un concetto che mi sembra il caso di sviluppare ancora una volta e forse per l'ultima volta, qualcuno dalle parti del capoluogo, da parte degli addetti ai lavori addirittura ha detto che questo campionato di Serie C, girone C, è un campionato di Serie D. Io sarò curioso, augurando al Perugia di salire in Serie B, è chiaro, perché mi piacerebbe tanto vedere un bel Ternana Perugia il prossimo anno nella cadetteria, però qualora il Perugia dovesse fare i playoff, sarei curioso di vedere il Perugia alle prese con l'Avellino, con il Bari, con il Catanzaro, con il Catania, con il Foggia, con la Teramo e via discorrendo, tanto per far capire che non è vero che questo campionato girone C della Serie C è un campionato della Serie D, non fosse altro perché gli stanno qualche cosa come 7 squadre che hanno fatto la Serie A, non lo so se si è capito, insomma, quel che voglio dire. Città di 500.000 di abitanti come Palermo, città di 350.000 abitanti come Palermo, come Bari, voglio dire, di 250.000 abitanti come Catania, non paesini come che ti posso dire, qualche pur rispettabile squadra del girone, insomma, del girone B. Resta il fatto che questa polemica mi sia concessa, perché insomma, via, arrivare a dire che questo campionato qui è un campionato che abbiamo vinto solamente per manifesta inferiorità degli altri, mi sembra che sia leggermente esagerato. Dimmi. Messaggi dalla regia che tra un quarto d'ora ci tagliano, finisce la trasmissione.
mi sembra giusto. Peccato solamente una cosa, a parte che c'è anche in questo momento è arrivato anche Alessandro che mi piacerebbe sentire. Certo. Mi dispiace solo che il collegamento con Bandecchi e questo messaggio lo rivolgo anche alla produzione che mi ha cercato dicendomi cerca di far intervenire qualche protagonista. Io ho contattato Bandecchi e mi aveva garantito che sarebbe entrato, sono stato pure al telefono per spiegargli come funzionava il meccanismo eccetera eccetera, evidentemente non ci riesce, sta viaggiando anche lui del resto verso Livorno, immagino verso Roma, comunque verso casa, e quindi pazienza, lo avremo sicuramente martedì sera al Bar delle Fere. Bandecchi comunque sarà graditissimo ospite e sicuramente riuscirò a strappargli la promessa di partecipare a quella che si preannuncia una baraonda di proporzioni bibliche. Questa sera, dopo le luminarie potremmo continuare la trasmissione su Facebook, per festeggiare. Altro tipo di discorso. Alessandro, a te il microfono. Buonasera. L'avvocato Minciarelli, io ero quello che le volevo dare un bacio per quello che aveva detto l'altro giorno su Facebook. Lo accetto virtualmente. Io sono entrato soltanto per un motivo. Sono felicissimo anche perché per essere stato per un po' di tempo nella famiglia ternana, diciamo, io dico sempre in dei tempi di Agarini, anche se poi qualcuno non sono stati così, però per me erano bellissimi tempi con calciatori di un altro, proprio di un altro per me pianeta. E però io sono entrato per un motivo, per diciamo ricordare una persona che è andata via da poco e dedicare a lui questa promozione, a Gianni Ortensi, il vecchio magazziniere del settore giovanile, grandissima persona con tutti quanti i ragazzi, con tutti quanti i ragazzi. Era soltanto per questo, ecco perché sono entrato. Poi non entro, non sono all'altezza dei vostri discorsi e tutto qua. Grazie Alessandro, l'avevamo fatto benissimo. Gianni è straordinaria. Io quando ho avuto la sventura purtroppo di stare all'interno della Ternana ai tempi della gestione Montemari, mamma mia, quindi mi occupavo di settore giovanile e ero a contatto quasi quotidiano con Gianni, una persona burbera, apparentemente scontrosa, ma con un cuore grosso come una casa, e quindi è evidente che arrivati loro, fuggito, perché il mio non era un lavoro, era un divertimento, con loro non era neanche quello. Lo so benissimo, io ci ho rimesso, lo dico pubblicamente in televisione a tutta l'Umbria, ci ho rimesso la carriera di un figlio che era veramente promettente, purtroppo me l'hanno rovinato loro, ma vabbè, siamo superiori alla vigilia di Pasqua, perdoniamo tutti e santi benedetti. Comunque grazie Alessandro per il ricordo di Ortensi che è stato veramente toccante. Ciao e a presto. Ci vediamo, arrivederci a tutti. Ciao, e sempre ciao. Forza Fere. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti, Luciano? Vedo che te la stai ridendo con i messaggi. Sì, stanno arrivando un sacco di video. La signora Santini sarà nostra ospite martedì sera al Bar delle Fere? Se volete sì, se avete piacere certamente. Messa che ha fatto però, di venire vestita di rosso verde. No, abbiamo fatto un patto con Luciano. Vero Luciano? Questo patto, celate il patto. No, all'avvocato niente, non diciamo niente. L'avvocato dice a sorpresa. Va bene, voglio anche ricordare a questo punto, visto che ci siamo, che prossimamente sugli schermi di Umbria Più TRT ci sarà un'altra trasmissione dove probabilmente vedrete due dei quattro presenti in conduzione. Non lo so, fate voi chi potrebbero essere questi due che condurranno una trasmissione non sportiva, ma di varia umanità, diciamo così, una trasmissione di varia umanità, però due di questi quattro fate voi come vi pare. Andiamo avanti, forza, andiamo a concludere. Luciano, che facciamo? C'ho Chanel si è intromessa anche Chanel, si è intromessa anche lei.
andiamo a concludere dicendo che festeggeremo tanto, festeggeremo per tutto fino alla fine del campionato, quindi avremo tante occasioni di festeggiare. Per questo oggi mi sarebbe piaciuto tanto anche a me, però per rispetto un pochino delle regole, per rispetto di chi purtroppo oggi non c'è più per il Covid, abbiamo deciso anche di fare questa trasmissione. Ci fa piacere che martedì sera, ecco qua Max, facciamo fare un saluto anche a Max. Io nel frattempo ho perso connessione, fatalità, quando sono arrivato alla Dispoli. Guarda che gli scienziati nella cosa pubblica non ce l'avete solo voi, abbiamo pure noi. Max, visto che ci stiamo organizzando, ci dai, come dire, la garanzia, neanche la promessa. Ecco pure il cane mio abbaglia, pure Tobia. Ha visto Cannaliere, ecco perché. Basta? Zitto un po'. È dell'Inter. Stavo dicendo, Max, sei dei nostri martedì sera, sì. Dobbiamo cantare, sì. Ricordatelo. Sì. Guarda, quella è una canzone che io canto da 84-85. Perché credo che è una canzone che abbia compattato tante parti del pianeta, come quella USA for Africa, We Are the World non esiste. Non mi pare che ci siano stati altri brani, tolto qualcosa dei Queen e qualcosa del nostro Vasco Rossi, non mi sembra che, insomma, credo che We Are the World sia un po' il simbolo della voglia di fratellanza che ha il nostro maltrattato pianeta. Io nel frattempo ho avuto la fortuna quest'anno di vivere questa esperienza professionale. Devo dire ancora una volta che il 15 maggio scorso ci ha avuto ragione il presidente Bandecchi, perché al di là della persona che io conosco in maniera diretta, ha avuto quella che io chiamo lungimiranza, perché mettere una voce radiofonica in TV non è facile, però insomma lui non sapeva che io venissi da 32 anni di televisione. Quindi io sono ben contento di aver raccontato una parte di questa grande, 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 grande storia di 96 anni di calcio, e lo faremo ancora perché credo che la squadra sia motivata e la società anche nel tentare di battere tutti i record possibili. I numeri che abbiamo dato oggi dicono che la Ternana ogni gol che ha incassato ne ha segnati 4. I numeri non mentono mai, non dicono mai bugie. Io detesto l'aritmetica, odio la matematica, infatti faccio a cazzotti ogni volta con la calcolatrice per fare i conti, però i conti dicono che a ogni rete subita da Iannarilli la Ternana ha risposto mediamente con 4 gol. E di fronte a numeri importanti che l'hanno collocata tra Bayern Monaco, campione d'Europa, e Barcellona, che è l'altra mia squadra del cuore, col Milan, insomma, signori, la Ternana ha fatto parlare di sé in tutta Europa, perché c'è gente che mi chiama da ogni parte d'Europa, oltre che da Bisceglie a Bolzano, passando per il Piemonte e la Sardegna, e tutti mi chiedono com'è questa squadra, com'è stata costruita. È stata costruita con un grande imprenditore che è credibile, che se non viene capito è perché non vuole essere capito, perché lui, il ragionamento che ha fatto è persino piacevole dal punto di vista della solidarietà, dell'aiuto alle famiglie meno fortunate. Io penso sempre a quelli che sono rimasti senza lavoro, parlo del mio settore, quindi quando sento un emittente che si spegne mi fa male il cuore. Scusate, quando sento che c'è una città in difficoltà, che ha la passione, il senso civico di Terni, pensando a come è stata maltrattata Roma per 30 anni da sindaci tutt'altro che competenti, anzi incapaci veri e propri, mi piange il cuore. Quindi abbiamo, io credo, che sia Riccardo Marcelli. Oh, mi sembrava di conoscere questo volti crinito, questo capellone. Eccolo qua. Campione d'Europa e Barcellona, che è l'altra mia squadra del cuore. Ciao Riccardo, benvenuto. Ciao. Quasi in conclusione, benvenuto a te. Dietro di me c'è anche Andrea Orlandi, che mi ha raggiunto. Ciao. Ciao ragazzi. Passando per il Piemonte e la Sardegna, e tutti mi chiedono com'è questa squadra, come è stata costruita. Allora, Riccardo, dai qualche impressione. Riccardo, ti stavo dicendo, che emozioni stai vivendo in questo momento? Ancora sto sotto adrenalina, perché io ti sento. Dai qualche impressione. Non mi senti? Ancora sto sotto adrenalina, perché chiaramente. No, ecco, dicevo, ancora dobbiamo chiudere, insomma, un po' i pezzi e quant'altro, però c'era Luciano, che ci siamo incrociati allo stadio tra il primo e il secondo tempo, era emozionatissimo.
il mio amico Max che oggi no, mi ha dato la possibilità e di confermare che la squadra stava molto carica e segnare un gol dopo 19 secondi, insomma, o Max, quanti secondi erano? Perché poi per noi erano 19, 18, 21, insomma. 18, 19, mediamente. Io stavo davanti allo schermo dello studio. Quindi questo, insomma, ecco, confermava quello che potevano essere le nostre sensazioni ricevute durante la settimana. E questo è importante. Poi siamo tornati in Serie B. È un aspetto importante perché, come diceva anche il presidente Stefano Bandecchi, quando uno vince, quando uno promette no, un progetto e lo riesce a realizzare, chiaramente tanto di cappello, insomma, al presidente, ma soprattutto a come ha organizzato questa stagione fin dalla scorsa estate, quando a riuscire a mantenere, grazie al lavoro, al ruolo del direttore sportivo Luca Leone, la squadra, l'ossatura di una squadra, non era scontato in quel periodo, ricordiamocelo un po' tutti. Ha scelto poi un allenatore come Cristiano Lucarelli, che anche lui livornese, anche lui ad agosto esordì affermando e dicendo alcune cose che poi si sono mantenute. Quando uomini mantengono la parola con i fatti, ecco, possiamo solamente che, no, che gioire, essere soddisfatti di quanto accaduto. Poi sono contento che Lucarelli in conferenza stampa oggi pomeriggio abbia anche detto che, insomma, vuole continuare a vincere, ma soprattutto vuole portarsi a casa anche la Supercoppa, che sapete, insomma, la Ternana non è che ha grandi o tanti, soprattutto, trofei in bacheca. Ecco, insomma, continuare su questo, no, su questa strada sarebbe importante, penso, anche perché speriamo che poi con la primavera, si possa veramente festeggiare insieme ai tifosi, no, nel miglior modo possibile. E do atto in questo caso al presidente Luciano Nevi, che anche con questa iniziativa, no, ha permesso a tante persone di rimanere a casa. È anche vero che altrettante persone sono ancora ecco, insomma, nelle vie del centro, ci mancherebbe altro, ma questo è il bello, insomma, no, di questo sport, dell'emozione che regala il calcio e per noi la Ternana. Assolutamente, grazie Riccardo. L'ultima cosa, questa proprio di cronaca, ma ecco, rimanendo assolutamente sempre... grazie Riccardo, mi sa che siamo arrivati sì, velocemente. L'ultima cosa, questa proprio di cronaca, ma che ecco, è arrivato i complimenti del presidente per la promozione in Serie B. Se volete vi leggo il comunicato, le congratulazioni, ecco, almeno, insomma, chiaramente scrive in questo caso Gabriele Gravina, no, scusate che mi stanno chiamando, bello della diretta, chiaramente scrive al presidente Bandecchi: caro presidente, scrivo per rappresentarti i miei complimenti e quella della Federazione Italiana Gioco Calcio. La tua squadra è stata protagonista di un'impresa esaltante, riuscendo a conquistare la promozione con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, in virtù di un impressionante, l'ha scritto Gravina, continuità dei risultati e di una serie di prestazioni contraddistinte da grande caratura tecnica e caratteriale. Il ritorno in Serie B rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera dirigenza, per i calciatori l'obiettivo è stato raggiunto in una stagione ambientale e organizzativa. Riccardo, siamo arrivati in fondo, ti devo interrompere, Riccardo. Riccardo, ti ringrazio, siamo arrivati in fondo, grazie di averci letto il messaggio. Luciano, ciao. Ciao a tutti. Grazie, ciao a tutti. Grazie a tutti, grazie Max, grazie Monia. Allora, vediamo qui questa estemporanea diretta. Vediamo qui questa estemporanea diretta. Ci vediamo martedì sera al Bar delle Fere. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, sempre qui. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi da due, quella non vanno male.
Mamma come mi pizzica!